Ciao, allora oggi il video è un po' diverso dal solito perché ho messo a confronto le mie due marche preferite di cera per le sopracciglia. Ebbene sì, allora sono queste due che tutti conoscerete e che ve ne ho già parlato. Questa, che è del Yves Rocher, sarebbe la stilo perfezionatrice zero difetti. Ed è adatta sia per le labbra che per le sopracciglia. È proprio una cera trasparente che io ho finito, ma comunque ve ne ho parlato tempo fa e qui c'è il link della scheda dove ne ho parlato. Questa del Yves Rocher, no, facciamo che ve le presento tutte e due e poi dopo ve ne parlo. Se no, eccola qua, questa della Essence, questa è adorata. È la cera trasparente con l'applicatore, eccolo qua, a pennellino. E questa si chiama A-Brown Fixing, quindi semplice Allora, semplice. adesso Ho detto, io normalmente e ne acquisto una o l'altra in base a dove vado con i negozi, perché davvero, dovendo fare le sopracciglia sempre con le matita, io la cera ne uso tantissimo per fissarle. Queste sono quelle due migliori al prezzo più vantaggioso che ho sempre trovato. Normalmente vado in un negozio, ne prendo una, vado in un altro negozio, ne prendo l'altra e non ho mai badato a quale fosse più conveniente, perché come qualità si equivalgono tranquillamente. Quale che fosse più conveniente. E allora un giorno mi sono messa lì, quando nella mia zona trucco, quando mi trucco, mi sono messa, ho fatto i compiti con i bigliettini, ok? L'ho attaccato alla mia zona trucco e ogni giorno quando lo usavo lo segnavo, tanto di matite ce ne ho finché voglio, quindi sia di una che dell'altra. Quindi ora c'è proprio il confronto. Allora, matita del Yves Rocher viene la quantità che è un 0,3 grammi, viene 9,95 euro a prezzo pieno, ma io la prendo sempre con lo sconto almeno del 40, quindi solo 5,95 euro, più o meno. Sconto almeno del 40, c'è cioè 40 o 50, comunque io sempre con lo sconto, ma è a prezzo pieno, 0,3 grammi e dura, eccola qua, la bellezza di 15 giorni. L'ho proprio segnata. Essence, la cosa dell'Essence che devo sempre temperarla, quindi un temperino a portata di mano, mentre questa è automatica. Comunque, Essence, la quantità è un 1,3 grammi, quindi ce n'è di più. Viene 1,95 euro e dura la bellezza di 29 giorni. Quindi, alla fin fine, questa qui non la prendo più. E Essence tutta la vita. Credo di aver visto che l'hanno messa fuori produzione, ma è uno scherzo sicuramente, perché io non posso farne a meno. E davvero, ne ho provate tante di cere, ma tante marche, anche marche davvero costosi. Ma alla fine mi ero fermata con queste due marche. Quindi davvero, ora sappiamo che sicuramente questa non conviene, ma conviene assolutamente quella della Essence che vince e stravince, però ha la qualità davvero e la tenuta di una qualunque matita per sopracciglia, anche di quelle più costose, usate in inverno e in estate tranquillamente, quindi perché pagare di più? Non paghiamo di più. Allora, intanto spero che questo video vi sia piaciuto, un po' divertente, un po' utile. Fatemi sapere se vi interessano altri video così, su messe a confronto in vari prodotti che mi piacciono. Ditemi voi quali, correttori, fondotinta, cipre, quello che volete. Se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e mi raccomando anche la campanella da cliccare, così ogni volta che carico un video verrete sempre avvisati e alla prossima. Ciao!